Contenta di trovarmi a Casalmaggiore, di tornare a Casalmaggiore dove sono stata eletta un anno fa, e con un clima molto più clemente di un anno fa, che è pioggia e neve. Voglio ringraziare tutti i partecipanti, voglio ringraziare Stefano Foggetti che è sempre sul territorio, è sempre sul pezzo, come si dice. E che ha voluto anche lui questa serata. E ringrazio Marco Micolo che con questo circolo rende, come dire, più presente in modo evidente Fratelli d'Italia anche a Casalmaggiore, un comune che va al voto. E anche io mi unisco al tuo augurio, ma tanto questo sarà l'argomento di cui parleremo. Anche io mi auguro che ci si vada con una coalizione di centrodestra. E quando tu hai in apertura raccontato un po' la tua storia, e mi hai fatto riflettere sul fatto che la tua storia è un po' il paradigma di un mondo che io ho vissuto e conosciuto, che è il mondo della destra, che ha avuto le sue diaspore, ma che è anche riuscita a conservare comunque una visione, un sistema di valori e una identità. E io vengo dal movimento sociale, dal Fronte della Gioventù e dal movimento sociale, poi non ho aderito ad Alleanza Nazionale se non 10 anni dopo la nascita. Ho vissuto l'esperienza del PDL, sono stata anche consigliere regionale, unico incarico elettivo ricoperto prima dell'attuale e nelle liste del PDL, e poi ho aderito non subito, non dal primo momento purtroppo, ma pochi mesi dopo a Fratelli d'Italia, e da allora sono in Fratelli d'Italia. E quindi sono molto contenta che tu abbia preso questa iniziativa e ti auguro buon lavoro, in bocca al lupo e soprattutto prepariamoci a questa sfida delle elezioni di maggio. E vedete, un anno fa eravamo in campagna elettorale. Come ricordava Stefano, che ringrazio, eravamo impegnati nel collegio uninominale di Mantova e provincia ed ero candidata per la coalizione di centrodestra. E ricordo perfettamente che tutti noi si faceva la campagna con un desiderio e un obiettivo preciso, cioè quello di superare quella maledetta soglia che ci avrebbe consentito di governare con il programma e con la coalizione di centrodestra. Quello che è successo è a tutti noto, però è un qualcosa sul quale noi dobbiamo tornare a riflettere per svolgere ogni ragionamento. Perché noi avevamo un programma, avevamo una coalizione di centrodestra e avremmo governato, se ci fosse stata data la possibilità, secondo quel programma, e oggi non staremmo come stiamo, perché avremmo avuto un governo omogeneo, che aveva un programma omogeneo, articolato, e avremmo governato secondo quel perimetro. Dopo il voto era evidente che il leader di quella coalizione era stato indicato nella figura di Matteo Salvini e l'incarico andava conferito a Matteo Salvini. Ci è stato impedito di seguire questo iter che sarebbe stato naturale, di provare almeno, quantomeno provare a formare un governo di centrodestra. È stato impossibile. Quello che era nella logica delle cose e quello che in realtà era richiesto dal risultato elettorale, perché nel paese ha vinto la coalizione di centrodestra. Non ci è stata data questa possibilità, si sono immaginate tutte le alchimie possibili, anche le più innaturali, pur di non tentare questa strada. E questo è un qualcosa che noi non dobbiamo perdere di vista e non dobbiamo dimenticare. E da lì derivano, scusate, una serie di criticità.
Quindi abbiamo perso un'occasione, le cose sono andate diversamente come sappiamo e alla fine si è creato un governo innaturale che comunque non ha visto le due forze che oggi compongono questa maggioranza di governo andare insieme, anzi erano forze contrapposte, che si sono unite con un contratto di governo, quindi un contratto tra due parti e tra due partiti, che non hanno messo insieme le loro identità, ma che hanno in questo contratto messo qualcosa che poteva tenerli uniti al governo del paese. Allora, vedete, Fratelli d'Italia è stato coerente, non fa parte di questa maggioranza, è rimasto se stesso, ma non ha voluto rimanere chiuso in se stesso. Noi abbiamo fatto una scelta precisa, un atteggiamento anche rispetto a questa maggioranza di governo che definiamo patriottico. Noi abbiamo appoggiato e appoggeremo tutti quegli interventi legislativi che a nostro avviso fanno il bene del paese e rispondono all'interesse nazionale e all'interesse italiano, e bocceremo tutto ciò che non fa bene al paese, che è esattamente quello che stiamo facendo, che è esattamente la nostra condotta all'interno del Parlamento. In Parlamento noi abbiamo portato 50 parlamentari tra Camera e Senato, 18 al Senato, gli altri alla Camera, e ci tengo a dire che è un grosso risultato perché Fratelli d'Italia, che era nato prima delle ultime elezioni, con un miracolo, diciamo, della politica era riuscito ad assicurare una pattuglia di 8, poi diventati 9 parlamentari, non era presente al Senato. Con questa tornata elettorale ci siamo strutturati, siamo presenti in entrambi i rami del Parlamento e vi assicuro che in aula svolgiamo un ruolo che non è totalmente marginale, perché comunque siamo quelli che coerentemente votano ciò che può essere condivisibile, respingono e battagliano per ciò che secondo noi è contro l'interesse del Paese. Non siamo in questa maggioranza di governo, a livello locale continuiamo a seguire lo schema della coalizione di centrodestra. Domani, come sapete, si vota in Abruzzo. In Abruzzo, anche in questa competizione elettorale molto importante, che non è importante soltanto per l'Abruzzo, ma è importante a livello nazionale, ci ripresentiamo con una coalizione di centrodestra e tra l'altro in Abruzzo il candidato presidente è espressione di Fratelli d'Italia. E tutti i leader di spicco sono andati in Abruzzo per la campagna elettorale, perché evidentemente si guarda a quel risultato, perché si guarda alla coalizione. E in competizioni minori, da un anno a questa parte, dove si è votato, noi siamo quasi sempre riusciti ad andare comunque con lo schema della coalizione di centrodestra. Questo perché nel paese il sentimento di centrodestra è un sentimento prevalente. Purtroppo non siamo riusciti a superare quella soglia prevista per dare stabilità immediata e governabilità al Paese. Ciò non toglie che questo sentimento esiste e questo sentimento si riscontra anche in modo positivo lì dove governiamo come coalizione di centrodestra. E allora noi siamo convinti, noi di Fratelli d'Italia, che quella formula, non identica, ma la formula del centrodestra sia quella a cui noi dobbiamo continuare a guardare, sia quella alla quale noi vogliamo continuare a guardare e anche costruirla a livello locale e quindi anche di competizioni amministrative e a un livello più alto. Certamente le europee che ci aspettano il 26 maggio hanno un sistema elettorale che, come sapete, non prevede coalizioni, quindi ognuno correrà da solo con il suo simbolo. Sarà un po' una conta, non è detto che sia la resa dei conti, ma sarà comunque una conta, ognuno per il suo. Però vedete, anche lì si va disegnando uno scenario interessante.
Nel senso che se a livello locale amministrativo, come abbiamo detto, continuiamo a guardare e a costruire, a collaborare, a sostenere una coalizione di centrodestra perché ci crediamo, noi immaginiamo anche, stiamo disegnando anche un'Europa che in qualche modo rispecchi questo sentimento di centrodestra e queste formule di coalizione di centrodestra. E allora Fratelli d'Italia su questo ha lanciato due battaglie, una a livello nazionale e una a livello europeo. A livello nazionale, come ha detto Stefano e come ha detto anche Marco Micolo, Fratelli d'Italia già da settembre, e ogni anno a settembre c'è tradizionalmente una festa giovanile, che poi non è solo giovanile, che è un po' il momento in cui si fa il punto dell'attività politica, che è la festa di Atreju. A settembre Giorgia Meloni ha lanciato questa volontà di allargamento di Fratelli d'Italia, con una forma di patti federativi rivolta ad altri soggetti. Da quel momento in poi noi abbiamo avuto molte adesioni con patti federativi di soggetti, quindi di realtà composite, e abbiamo avuto anche, continuiamo ad avere, come fino a stamattina, come ricordava Stefano, adesioni o di gruppi o comunque adesioni importanti a livello individuale. Questo accade tutti i giorni, da quel settembre ad oggi, e i sondaggi cominciano a percepirlo, c'è stata una crescita costante di Fratelli d'Italia, con continue adesioni. Adesso stiamo per lanciare una campagna intitolata Circoli per Giorgia Meloni, che sono rivolti a tutte quelle persone che non sono tesserate con Fratelli d'Italia e che per motivi diversi in questo preciso momento non intendono tesserarsi, ma vogliono aderire a questo progetto di allargamento di Fratelli d'Italia. Quindi a livello nazionale stiamo portando avanti questo progetto, che chiaramente attraverserà la fase delle votazioni delle elezioni europee e andrà a sostanziarsi maggiormente dopo il 26 maggio, sulla base di un risultato che noi auspichiamo essere soddisfacente. Voi sapete c'è lo sbarramento del 4%, noi puntiamo non solo a raggiungerlo ma a superarlo, e speriamo di essere la sorpresa positiva di questa competizione elettorale. Ma non è finita qui, noi stiamo lavorando. Anzi, abbiamo già da questo punto di vista costruito un perimetro, perché Fratelli d'Italia è rappresentato anche attraverso nuove adesioni al Parlamento europeo, dove non era presente all'indomani delle elezioni di 5 anni fa. Abbiamo aderito al gruppo europeo dei conservatori riformisti, che è un gruppo molto importante in Europa e che non è lo stesso dove attualmente è iscritto la Lega di Salvini e neanche il Front National. È un gruppo parlamentare, quello dei conservatori riformisti, molto nutrito, e inizialmente aveva l'impronta dei conservatori inglesi, ma col fenomeno Brexit in realtà il gruppo si è modificato, adesso è concentrato sul cosiddetto gruppo di Visegrad, quindi un'Europa che è quella che ci piace, dei gruppi di Visegrad, è guidato dalla Polonia ed è il gruppo al quale noi facciamo riferimento. E noi immaginiamo all'indomani delle elezioni europee che si possa costruire una grande architettura che vada dai popolari ai populisti, e lo dico in senso positivo, e quindi si possa mettere insieme tutti quei gruppi a cui oggi fanno riferimento anche la Lega e il Front National, anche il gruppo del Partito Popolare, e fare veramente, disegnare un Parlamento europeo diverso, un Parlamento europeo che abbia come identità l'idea della sovranità nazionale, che sia un'Europa dei popoli e non l'Europa delle banche che abbiamo subito, che sia un'Europa che difende le identità europee, che non ci passi sopra con un rullo compressore. Insomma, noi immaginiamo un Parlamento europeo all'indomani del 26 che comunque sarà molto più nazional popolare, diciamo così, e sovranista rispetto a quello
che abbiamo dovuto subire in questi ultimi 5 anni. E Fratelli d'Italia ha fatto tutti questi passaggi, ha aderito già al gruppo, ha i suoi rappresentanti oggi in quel gruppo, e noi immaginiamo di portare a casa una pattuglia di parlamentari europei che poi evidentemente si iscriva a questo gruppo, ma immaginiamo anche che questo gruppo si allarghi. Quindi uno scenario disegnato. È evidente che se le cose vanno così come io frettolosamente ve le ho descritte, noi immaginiamo, con un risultato positivo dopo le europee, in Europa di rappresentare quello che ho detto e a livello nazionale di mettere a frutto il percorso avviato a settembre per cercare veramente di allargare Fratelli d'Italia. Che cosa vuol dire allargare Fratelli d'Italia in questa visione europea di un polo conservatore e riformista? Significa in qualche modo ristrutturare il centrodestra. Però attenzione, nessuno di noi ha in mente di riproporre, anche perché sarebbe impossibile, il centrodestra che abbiamo conosciuto e al quale siamo stati abituati. No, noi immaginiamo di rifondare, di ricostruire su basi nuove un nuovo centrodestra che intercetti quel sentimento che dicevo prima diffuso e maggioritario, riteniamo noi, nel paese, e che sia una ridefinizione, diciamo, del modello di centrodestra. E in questo progetto ci crediamo molto. È evidente che dal nostro punto di vista, in prospettiva, l'idea è quella, se tutto questo si riesce a costruire con costanza e con chiaramente anche una base di consenso che ci autorizzi in questa operazione, l'idea è quella di portare al governo nazionale di questo paese un nuovo centrodestra e di liberare la Lega da quello che noi definiamo l'abbraccio mortale con il Movimento 5 Stelle. Personalmente io ritengo oggi il mio nemico principale il Movimento 5 Stelle, non solo per i numeri che lo rende evidentemente, come dire, super competitivo rispetto alla sinistra che vive una situazione di grande crisi, ma io lo ritengo il nemico principale perché rappresenta una sorta di maledizione giacobina contemporanea che punta a svuotare le istituzioni della loro rappresentanza per inaugurare una forma di democrazia che loro vendono come una democrazia diretta, che in realtà è una democrazia del web, non è una democrazia da agorà tradizionale, e soprattutto che vogliono svuotare anche le istituzioni della loro rappresentatività e della loro portata democratica e delineano un mondo alla Orwell che personalmente io vedo come una calamità. Sono tanti i guasti che il Movimento 5 Stelle sta introducendo in questo paese e soprattutto perché noi immaginiamo un governo nazionale che non sia basato su un contratto fatto tra partiti, ma che sia basato su un contratto fatto con i cittadini, anzi la parola contratto non mi piace, ma comunque che rispecchi quello che esce dalle urne e che comunque non sia un contratto tra partiti e tra parti, ma che sia il frutto di un programma, di una coalizione che vuole rispondere ai bisogni del paese. E allora vedete, è chiaro che tutto questo richiede un processo lento, però noi non ci arrendiamo all'idea di un governo innaturale. Io considero nella compagine di governo no, la forza della Lega come una forza amica, perché è alleata sui territori e perché è stata con noi alleata nelle elezioni politiche, rientra in questo disegno di centrodestra e ritengo il Movimento 5 Stelle il nostro, come dicevo prima, nemico principale. Su questo non ci possono essere tentennamenti. E quando poi si vive in aula e si vede che questo corpaccione
deforme e innaturale, si compatta e quindi a colpi, diciamo, di maggioranza fa passare qualsiasi provvedimento legislativo, chiaramente si prova un senso di frustrazione da un lato, ma anche di orgoglio dall'altro, perché invece noi siamo convinti di avere ragione e di avere delle idee e di avere anche un programma per governare questo paese. E ripeto, quando i provvedimenti sono giusti, noi li abbiamo appoggiati e continueremo ad appoggiarli. Per esempio, le politiche migratorie, le posizioni molto ferme del vice premier Salvini e ministro degli interni sull'immigrazione e della Lega, è una politica che noi abbiamo condiviso, condividiamo e sosteniamo. Adesso che si discuterà la settimana prossima o quella dopo, il famoso decretone in cui è stato messo insieme il reddito di cittadinanza e la quota 100, noi sulla quota 100 siamo favorevoli, su questo reddito di cittadinanza siamo visceralmente contrari, lo riteniamo una cosa vergognosa e riteniamo anche che per reperire i fondi per il reddito di cittadinanza, che non produce lavoro, che non sostiene le aziende, ma che in realtà è una mancia elettorale, per trovare questi fondi è chiaro che sono stati distolti da altre parti e quindi comunque, e poi si vedono infatti dove arrivano i tagli ai servizi, i tagli alle famiglie numerose, i tagli alla disabilità, beh, da qualche parte li hanno dovuti prendere questi fondi. Abbiamo fatto una battaglia che abbiamo forse solo noi contro la fatturazione elettronica, ci siamo battuti contro il Global Compact, cioè abbiamo delle battaglie che sono delle battaglie identitarie di Fratelli d'Italia e abbiamo delle ragioni, non so come dire, cioè io ritengo che noi si abbia delle ragioni e si abbia un progetto per l'Italia. Nessuno di noi oggi sa, al di là di quello che viene dichiarato, lo leggiamo sui giornali tutti i giorni, lo ascoltiamo nelle dichiarazioni, nessuno di noi oggi sa quanto questo governo possa durare. Poco, tanto, arriva fino alle europee, cade dopo le europee, i contratti di governo ogni giorno ci dicono durerà 5 anni, sono enunciazioni, oggi nessuno di noi lo sa. Quello che noi sappiamo di Fratelli d'Italia è che noi abbiamo questo progetto di rifondazione di un centrodestra, di allargamento e soprattutto noi sappiamo, in Europa andiamo con questa strada che noi abbiamo individuato e che secondo noi porterà degli ottimi risultati e ci darà anche delle grandi soddisfazioni, ci auguriamo, e lavoriamo non per l'oggi, noi lavoriamo per il domani dell'Italia e lo facciamo però senza nessuna improvvisazione, perché vedete, i 5 Stelle invece sono proprio la fiera della improvvisazione, la fiera del no a tutto, la fiera della politica fatta sugli slogan che purtroppo è vero arrivano dritti e quindi creano un consenso, ma bisognerebbe prendersi la briga di andare a vedere che cosa c'è dietro quegli slogan, qual è la realtà delle cose e quali sono le scelte che stanno a monte e governano questi slogan di cui sono tutti poi replicanti. Ecco, allora vedete, noi pensiamo, lavoriamo per un progetto a lunga scadenza e quando il governo cadrà, fosse dopo le europee o dopo, noi saremo pronti, convinti di aver lavorato bene, ma soprattutto aggiungo, io ho 56 anni, faccio politica da quando ne avevo 14 e quindi ne ho vissute di esperienze politiche e non è che bisogna essere degli eletti per vivere esperienze politiche, bisogna essere dei militanti. E io questo sono stata sempre, e allora vi dico che lo facciamo non solo perché lavoriamo con un progetto a lunga scadenza, ma perché noi veniamo da lontano, noi non siamo degli improvvisati, possiamo aver modificato la storia del nostro mondo, abbiamo vissuto e subito molte diaspore, è vero, ma però abbiamo anche saputo conservare senza passatismo un patrimonio, come ho detto all'inizio, un sistema di valori. E allora,
pensiamo di avere una storia di destra da rivendicare, perché non basta dire cose di destra per essere di destra, bisogna anche avere una storia di destra per dire e si spera fare cose di destra. E quindi veniamo da lontano, non lavoriamo per il presentismo e abbiamo un progetto per l'Italia e per l'Europa. Grazie.